Sono Tia Gio e oggi apriremo di nuovo la nostra valigia per vedere che cosa ci vorrà raccontare. Questa è la storia della talpa. Chi me l'ha fatta in testa? Oh, vediamo. Una sera, quando come al solito la piccola talpa mise la testa fuori dalla tana per controllare se il sole se n'era andato, ecco che cosa successe. Era rotondo e marrone. Pareva un po' una salsiccia. E il peggio fu che le cadde proprio in testa. Plic! Schifo! Esclamò la piccola talpa. Chi è che me l'ha fatta in testa? Miope com'era, non poteva scoprirlo da sola. Un po', piccione, squittì. Sei tu che me l'hai fatta in testa? Io? Ma no, figurati, io la faccio così. E splush! Uno sprizzo latiginoso schizzò proprio davanti alla piccola talpa, picchiettandole di bianco la zampa destra. Oh, mamma mia. Ehi, cavallo, sei tu che me l'hai fatta in testa? Io? Ma va! Io la faccio così. E puff 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 bombardò l'erba di 5 grosse grosse pallottole. La piccola talpa ne fu molto impressionata. Olà, lepre! Sei tu che me l'hai fatta in testa? Io? Ma su via! Io la faccio così! E pip 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 pip! 50 pisellini crepitarono alle orecchie della piccola talpa, che fece un salto all'indietro. Senti un po', sei tu che me l'hai fatta in testa? Chiese la piccola talpa a una capra mezza addormentata. Io, beh, ma che, io la faccio così! Glan, 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 una quantità di gnocchetti color cioccolata capitombolò sul prato. La piccola talpa li trovò molto carini. Disse mucca, sei tu che me l'hai fatta in testa? Io, ma che dici? Io la faccio così. E patapaf! Un'immensa focaccia verdastra si depositò mollamente al suolo. Che fortuna che non è stata lei a farmela in testa, pensò la piccola talpa. Beh, direi. Mamma mia. Ascolta, maiale, sei tu che me l'hai fatta in testa? Io? Ma quando mai? Io la faccio così. E prof! Proiettò un monticello bruno e molle sul campo. Buh, la piccola talpa si tappò il naso. Mamma mia, laggiù, siete voi che... cominciò la piccola talpa. Ma quando si avvicinò, vide solo due grandi mosche nere che stavano abbuffandosi. Finalmente qualcuno che se ne intende, pensò la piccola talpa. Chi può avermela fatta sulla testa? Me lo sapete dire? Sussurrò. Così, non muoverti, aspetta un attimo. Non c'è dubbio, è stato un cane. Un cane. Finalmente la piccola talpa sapeva chi era quel disgraziato che l'aveva fatta in testa. Gian Maria, il cane del macellaio. E ora vendetta, tremenda vendetta. Veloce come il lampo, la piccola talpa si arrampicò sulla cuccia di Gian Maria. Una minuscola salsiccetta nera sulla testa del cane. Ecco qua. Felice e soddisfatta, la piccola talpa
infilò sottoterra, dove nessuno gli avrebbe mai potuto affare in testa, mai più. Il libro si chiude, la valigia si apre e no. Ci vediamo nella prossima storia.